Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Siamo ancora su Final Fantasy VII Ever Crisis perché abbiamo parlato della gilda, abbiamo parlato del nuovo update. L'unica cosa che ci resta è parlare del nuovo banner e soprattutto del nuovo personaggio di Vincent. Quindi spostiamoci. Qui nel frattempo abbiamo il banner con ovviamente le armi garantite di Vincent nella sezione speciale di cui abbiamo discusso poco fa. Qui invece abbiamo l'altro banner, quello del Major Update, che abbiamo già visto in precedenza, mentre invece qui abbiamo il banner di Vincent che ovviamente è un Limit Break. Che cosa vuol dire essere banner Limit Break? Essere banner Limit Break significa fondamentalmente che l'arma che Vincent riceve in questo banner non potremo ottenerla per il momento in nessun modo. Quindi è un banner speciale, letteralmente, che consentirà a Vincent di ottenere una skin molto molto valida e un'arma al suo tempo molto molto valida. È un banner veramente infame, se devo essere sincero, perché mettere comunque un limit break a ridosso dell'anniversario, a circa un mese fondamentalmente dell'anniversario, perché avremo soltanto agosto in generale, è un po' infame. Però c'è anche da dire che è un bel banner, è davvero un bel banner. Inoltre, essendoci soltanto Vincent in questo banner Limit Break, si dovrebbe in un certo senso avere un rateo maggiore per quanto riguarda ovviamente l'uscita delle sue armi. Quindi avere comunque un Limit Break non dual ma singolo come banner è comunque un qualcosa di buono, almeno per potersi potenziare il personaggio. Ma prima di andare nel dettaglio nel banner, io vorrei andare ovviamente a vedere prima le armi di Vincent. Andiamo a vedere che cosa hanno dato a Vincent come armi e vediamo come hanno impostato il personaggio di Vincent. Prima arma di Vincent, Kath Palug, dove appunto abbiamo danno magico ghiaccio a tutti quanti i nemici, quindi la classica arma che fa blizzaga, ce l'hanno praticamente tutti, un'arma che faccia danni AOE magici, che potenzia ovviamente boost magico, boost ghiaccio, e come support materia abbiamo praticamente tutto danno magico, come un'arma molto 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 standard. Successivamente abbiamo la Glided Age, dove praticamente abbiamo incrementa addirittura il proprio limit gauge del 10%, anche una magia di cura viene castata su se stesso pari al 13% degli healing potencies, e anche il regen viene applicato anche regen, refined ability, HP e boost ability, quindi molto classica anche questa, e poi tutti i potenziamenti generici, fisici, magici e attacco in generale. E allora diciamo che comunque Vincent è un personaggio che giocherà tanto sulle limit, perché lui ricarica molto velocemente le limit, quindi sarà interessante anche cercare di giocarlo a livelli alti. Per il momento vedremo, ma anche a livelli alti secondo me non sarebbe male. Successivamente la S1976C, Spellgun Power, 540% danno magico a tutti i nemici, diminuzione dell'attacco fisico, potenza mid però ovviamente al massimo, perché sennò diventa... rimane mid, con max potency high, mentre invece, esatto, al normale diventa sempre mid. E anche l'attacco magico viene diminuito addirittura. Questa è un'ottima arma secondaria per Vincent. E incrementa il limit gauge del 3% a se stesso. Potenza magica e boost ability, e poi al solito tutto magico. Quindi è un personaggio prevalentemente magico comunque Vincent. Lo hanno impostato come personaggio prevalentemente magico. Ci può anche stare come idea. Però con una pistola mi sembrava più fisico come Lucia. Però va bene.
Però va bene, questa è un'ottima arma comunque come secondaria. Short barrel, storm round, danno fisico vento al nemico singolo 400%, più HP si hanno, più l'abilità fa danno fino a un massimo di un moltiplicatore per 3, quindi diventa, non so se è 400 per 3 o, ma se fosse 400 per 3 sarebbe 1200 e non sarebbe male. E inoltre incrementa il limit gauge del 4%, quindi attacco fisico vento, ecco, in questo caso abbiamo attacco fisico. Infatti è tutto fisico, neanche un'arma sigillo per il momento, ma penso che sia l'arma limited, quella col sigillo. T03 modello N, quick draw, 300% danno fisico non elementale, minori sono i nostri HP, più effettueremo danno per un moltiplicatore massimo di per 3, e inoltre incrementa anche il limit gauge. Attacco fisico, boost, ability fisica, madonna, attacco fisico 62. È tantissimo il 62 come bonus. E poi qui abbiamo, vabbè, al solito potenziamento fisico. Poi, bel fucile a pompa. L'attacco magico viene incrementato. Potenza high, ma che sicuramente, esatto, all'inizio è mid. Anche la difesa magica viene incrementata high e qui mid. Quindi sia potenza magica che difesa magica viene incrementata. Incrementa il limit gauge del 3%. E anche una magia di cura diciamo, viene castata su se stesso in base al 15% degli healing potencies, che ovviamente sarà, ok, 11 di base, ci sta. Anche qui potenziamenti generici. Vabbè, questa è un'arma da supporto, palesemente, perché non fa danno. Quindi anche questa però non sarebbe male per autobuffarsi. Sage Shot, 510% fisico, single enemy. Quando gli HP sono 50% più, Heart Resistance is decreased. Potency is high, però ovviamente di base è mid, quindi non è neanche tanto male. E poi incrementa il limit gauge. Anche in questo caso potenziamenti generici, però questa è un'ottima arma da affiancare all'arma limit break che vedremo oggi, essendo Arcanum Terra praticamente. 520% tutti i nemici. Incrementa il limit gauge e quando gli HP sono al 30% o meno applica anche poison. Quindi, arma magica con boost ability magica. Questa è un'altra arma sicuramente da mettere in wishlist solo per ottenere gli overboost, per una build ipotetica magica non elementale ottima. Poi qui cosa abbiamo? Quicksilver, 750% fisico non elementale, minori sono gli HP, maggiore è la potenza dell'abilità per un massimo dell'1,5, perché giustamente 750 di base è già parecchio, quindi è già parecchio. Boost attacco in generale e limit break potencies. Se lui si gioca in limit break potencies, questa potrebbe essere molto importante come arma. E poi abbiamo l'arma in feature del White Dog, Sludge Shot, 940% danno magico terra su single enemy. Se il nemico è debuffato, prendiamo l'1,2% di danno in più, anzi l'1,2 di punti in più senza moltiplicatore, e incrementiamo il limit gauge del 5%. Attacco magico per tutti quanti gli alleati, infamissima questa roba, e potenza terra. Attacco magico e sigillo ovviamente triangolare. Eh sì, ovviamente l'arma limit break è quella che giustamente è più interessante, ma qui l'occhio deve attenzionarsi sulla skin. La skin, ovviamente, a parte avere l'Earthblade Arcanum, che comunque ci consente di avere un personaggio Arcanum, ci dà anche una nuova passiva che è la Reprieve, dove appunto abbiamo livello 1, l'effetto viene applicato a se stesso quando la battaglia comincia. E nel momento in cui viene attivato, ripristina il 5% degli HP massimi e garantisce invincibilità. L'effetto dura un secondo e l'estensione ovviamente non si può estendere. Livello 2 ovviamente dura 5 secondi l'effetto di invincibilità e ripristina il 15% di HP. A livello 3 invece ripristina il 25% dei massimi HP e l'invincibilità dura 10 secondi. Noi abbiamo 15 punti di base. Quindi praticamente abbiamo un livello 3 di base. Però il fatto che ci sia anche il livello 1, livello 2, mi fa pensare al fatto che probabilmente rivedremo questa abilità forse anche in qualche arma a questo punto.
Quindi sarà abbastanza interessante vedere come funziona. Sarà veramente, veramente interessante. Se metteranno magari in qualche arma o in qualche altra skin, possibilmente, magari con un punteggio più basso, vedere ovviamente questo potere. Però, ovviamente, la parte grossa, la parte ottima di questo banner è sicuramente la skin. L'arma sarà sicuramente ottima per la prossima Guild Battle. Perché ovviamente c'è stato già preannunciato che nella prossima Guild Battle gli attacchi magici terra avranno comunque un ruolo importante, quindi sia lui che in teoria anche Lucia può aiutare tantissimo per chi ha pullato Lucia Arcanum Terra tempo addietro, però questo è un banner molto decente. Non posso dire sia un banner obbligatorio, perché non lo reputo obbligatorio, secondo me non lo è, però è comunque un buon banner. È comunque un buon banner. Vincent è comunque un personaggio nuovo, ha una meccanica particolare, ovvero il giocare tanto sulla limit break, aumentandone appunto il guadagno man mano che si attacca con la propria arma, avere quel piccolo incremento costante del limit break. Poi è comunque un banner limit break singolo, quindi è molto più probabile ottenere le armi di Vincent. E questo è un fattore estremamente positivo. Peccato non poter mettere in wishlist le altre armi Limit Break, perché sicuramente ce ne sarebbe stata qualcuna che avrei messo senza ombra di dubbio in giro. L'unica cosa che non mi piace dell'arma è che dà l'attacco magico all, che quando ovviamente un personaggio dà l'attacco magico all, riduce ovviamente il proprio. Quindi bisognerà potenziare l'attacco magico di Vincent esternamente. E questa è una cosa che comunque bisognerà fare a parte, proprio letteralmente a parte. Quindi sarà particolare doverlo effettivamente buildare. Poi ovviamente, come potete vedere, al sesto stamp abbiamo già l'arma, al dodicesimo il costume. E poi, esatto, anche nella seconda pagina abbiamo già al quarto l'arma, nel 6 abbiamo un'altra arma garantita e all'8 abbiamo già un'altra arma. Quindi questo effettivamente è un bel banner che per chi magari non riesce ad arrivare ai 12 stamp con dei buoni limit break, direi che è quasi costretto a fare due pagine. Ecco perché i banner limit break sono sempre un po'... Capite a me, un po', non dico una truffa, ma sono comunque dei banner su cui bisogna purtroppo investire. E a ridosso dell'anniversario, la domanda potrebbe essere: mi conviene investire? Sì, no, e ovviamente si decide. Ripeto, per me non è un banner obbligatorio. Io non so se pullerò probabilmente fino al costume. È comunque un costume che mi interessa. Potrebbe essere sicuramente una carta da giocare in futuro. Potrebbe essere un bonus da giocare in futuro, però non lo so, non lo so, sono molto combattuto, ma sicuramente poi stasera deciderò, vedremo un po' anche il da farsi. Detto ciò, ragazzi, penso che sia tutto per quanto riguarda il banner. Per ricapitolare, banner non obbligatorio ma molto interessante, utilissimo sicuramente per la prima Guild War che arriverà praticamente settimana prossima. Però, ovviamente, quel boost Magic Attack All un pochettino mi fa stridere, mi dà un po' fastidio, però è comunque un banner limit break, quindi bisogna fare molta attenzione. Detto questo, spero che il video possa esservi stato utile e noi, come sempre, ci becchiamo alla prossima. Bye bye!